Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sempre video pronto consumo e parleremo di un argomento abbastanza controverso. Cercherò di farlo rimanere sempre intorno ai 5-6 minuti, non più di questo. E parleremo di contrastare l'obesità. Allora, molti dicono che è impossibile, molti dicono che è difficile, certamente. Che cos'è innanzitutto l'obesità? L'obesità è quando praticamente si superano dei livelli soglia di accumulo di grasso corporeo. Di base si usano delle tabelle per vedere, si usa un calcolo matematico, no? Per vedere se si è sovrappeso, obesi di primo, secondo e terzo livello, ma effettivamente questo sì, serve. Però per i soggetti sportivi non è molto calcolato, insomma, ve lo spiegherò al limite, lo spiegheremo in un secondo video. Si possono utilizzare strumenti come la BIA per vedere se un soggetto è obeso, ma soprattutto si devono utilizzare anche altri tipi di elementi, come per esempio alcuni tipi di analisi e quant'altro. L'obesità non è soltanto una componente, non è soltanto il mangiare. L'obesità prende più componenti, che sia appunto quella della parte endocrinologica, prende la parte psicologica, prende la parte alimentare, prende la componente anche familiare, quindi è qualcosa di molto più ampio, ok? Senza contare altri tipi di meccanismi che si possono innescare dietro il soggetto obeso. Quindi ragazzi, quando avete un soggetto obeso, sappiate che è qualcosa di molto più ampio. I rischi dell'obesità quali sono? Esistono migliaia di rischi, centinaia di rischi per l'obesità, che vanno dalla pressione alta, rischio di ictus, infarto, glicemia alta, rischio di diabete, affanno, insomma tanti tipi di rischi, problemi, dipende poi da quello che si mangia, ci possono essere dei problemi al colon, intestino, stomaco, reni, problemi per le articolazioni, i muscoli che non ce la fanno a mantenere, problemi alla respirazione. Quindi ragazzi, è qualcosa di veramente veramente grasso. Dal punto di vista psicologico, un soggetto grasso, obeso, scusatemi, non si vede bene, quindi non si rapporta bene anche con gli altri, con il mondo della società, problemi a salire le scale, a scendere dalla macchina, a fare i piccoli gesti, a vestirsi anche, ecco, senza considerare che in alcune forme di obesità molto molto gravi si possono, la pancia, che è di notevole dimensioni, può coprire delle parti sotto, da parte pubblica, diciamo, come siamo capiti, proprio sotto dell'addome, e se non lavata bene, se non oliata bene, comunque idratata bene, lavata e pulita, può creare dei problemi, ci può essere pelle secca, delle irritazioni, ma ci può essere anche l'accumulo di acqua, liquido, sudore, quindi altri tipi di problemi legati a questo. Quindi ragazzi, è qualcosa di molto 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 particolare come tipologia. Basta soltanto la dieta? Sì e no. Nel senso, sì, perché la dieta è un elemento proprio fondamentale, perché giustamente diminuire l'apporto calorico di quello che si sta di un soggetto obeso è necessario, ok? Però dietro, per aiutare un soggetto obeso, ci deve essere veramente un pool, e lavoro in team, poi ne parleremo in un altro video, di specialisti, che siano appunto professionisti del settore, quindi kinesiologi, preparatori atletici, che siano psicologi, che siano nutrizionisti, etologi, e in caso sicuramente questo pure, endocrinologi, dottori, insomma, che possano aiutare il soggetto ad uscire da questo loop così importante. E si può contrastare l'obesità? Certo, semplicemente inserendo delle figure di spicco, delle figure molto molto importanti, come appunto queste poco prima citate, quindi preparatori atletici, nutrizionisti, endocrinologi, diabetologi anche, non all'interno della scuola, ma all'interno di un programma che comprenda anche la scuola. Nel senso, già con da qualche parte, comunque in qualche associazione, già le organizzano tipo questi piccoli incontri dove si parla appunto di problemi legati all'obesità. Però pensate ad inserire all'interno di un programma scolastico
dei corsi obbligatori o per esempio delle ore obbligatorie di attività fisica oppure dei corsi proprio sulla nutrizione, obbligatori sulla nutrizione. Obbligare un soggetto per esempio a non eccellere nello sport, comunque a fare attività fisica, a muoversi, no? Perché l'obesità viene anche dalla sedentarietà, dal non voler uscire, insomma, ripeto, comunque aiutare un soggetto a muoversi, fare capire il beneficio che sta facendo, aiutare un soggetto a capire che la qualità del cibo che deve ingerire deve essere diversa. Quindi un ragazzo viene aiutato proprio dalle prime fasi anche dell'adolescenziale, anzi quasi preadolescenziale, questo è bambino anzi, dall'elementare viene curato proprio per far capire che per esempio mangiare tante merendine non fa bene, mangiare cioccolato, troppo cioccolato non fa bene, ecco, e bere bevande gassate e così via, no? Ecco, si può già da piccoli utilizzare questa forma mentis, no? La nutrizione, l'attività fisica e poi il capire, anche mettere a disposizione degli specialisti come gli psicologi, no? Per capire veramente i problemi che si possono creare in questi bambini obesi e quant'altro, ecco, collaborare per dare che cosa? Alla fine un risultato finale nei 5 anni delle scuole elementari, nei 3 anni delle medie e poi nei 5 anni finali delle superiori, vedere il risultato che cosa? Che un bambino, un ragazzo che esce è consapevole dell'alimentazione, è consapevole che se evidentemente ha avuto un disturbo dell'umore, qualcosa che l'ha portato a mangiare tanto, è consapevole che l'attività fisica va fatta, no? Ed esce sicuramente un soggetto molto più maturo e molto più responsabile da questo punto di vista, dal punto di vista proprio salutistico, ok? Non vogliamo creare dottori della salute, non vogliamo creare niente, però pensate voi a un progetto che dura 13 anni, quindi una classe, ok? Tipo la classe del 2000, siamo nel 2019, quindi 2010. 2000, anzi no, 2013, quindi a 6 anni inizieranno, la classe, tutti i bambini del 2013 entreranno nella scuola, sono già entrati quest'anno nella scuola elementare e inizieranno a capire che cosa vuol dire mangiare bene. Naturalmente non nella parte più chimica, nella cosa, però capire che cosa vuol dire mangiare bene, muoversi e quant'altro. Questi bambini usciranno fra 13 anni con una coscienza molto molto più approfondita, molto più consapevole di quelli che stanno, hanno più consapevolezza di quello che stanno vivendo, ok? Andranno sempre a trovare la cioccolata, il dolce e quant'altro, perché è la loro natura, è la natura proprio di bimbo. Però questo parlare di alimentazione corretta, questo parlare di movimento, questo promuovere l'attività fisica e comunque le sane abitudini, messo in questo contesto fino alle superiori, darà dei risultati in 13 anni sicuramente positivi. Ok? Un soggetto che non è malato è un soggetto che non grava sulle casse dello Stato. Io non voglio parlare di economia, però basti pensare che un soggetto diabetico, una plica, un tester, costa 1 euro. Se voi moltiplicate per tutti i diabetici che abbiamo in Italia, allo Stato parlo, se voi moltiplicate per tutti i diabetici che abbiamo in Italia, per tutte le volte che si bucano, vedete in 10 anni quanti milioni, miliardi vanno, vabbè, non persi, perché giustamente quella è la loro cura, però nel senso che pesa grava. Se voi pensate invece a un soggetto che sta bene, sano, che spesa ha? Ok? Un soggetto che sta sano, che problemi ha? Nessuno. È un soggetto che si muove, un soggetto che è attivo, un soggetto che a livello statale produce, un soggetto che può anche con la sua esperienza portare avanti un progetto anche autonomo proprio di salute a livello salutistico, ok? Può aiutare un soggetto che non ce la fa, può aiutare una persona che magari sta male. Ecco, questo dico, può consigliare specialisti. Questo dico ragazzi, l'obesità si può contrastare, però bisogna volerlo veramente a livello statale, a livello delle scuole. Io dico questo e poi chiudo, ho cercato di portare a livello delle elementari, o fare degli open day, dove parlavo appunto dell'importanza dell'attività fisica e di quello che è l'attività fisica e a livello psicologico che cosa può dare. Purtroppo ho avuto terreno assolutamente difficile qua a Crotone perché mi hanno sbattuto le porte in faccia, fondamentalmente. Quindi, ragazzi,
e non ho potuto fare nulla. Lo porterò, certo, ma non, forse no, no, non in Calabria, o forse lo proverò a riportare in Calabria mettendo a disposizione, mettendoci con i colleghi, parlo a disposizione in maniera più vigorosa e magari più di gran numero, perché prima ero soltanto da solo. A sto giro mi presenterò con 10 colleghi, vediamo se riusciamo a fare questo percorso. Comunque ragazzi, io spero che il mio discorso sia stato chiaro, spero che non servano delle grosse spiegazioni, però se volete delle delucidazioni, dei chiarimenti, se non vi è chiaro qualcosa, scrivetelo nei commenti, scrivetemi sulle pagine Instagram e Facebook, in.sport.fit, ragazzi, e buon allenamento da InSport. Ciao!